Guarda, ancora oggi siamo stati penalizzati, e dico ancora scandaloso perché c'era fallo netto su Konaté, l'abbiamo visto tutti. La partita, primo tempo, penso che la Nocera non abbia fatto niente per andare in vantaggio, e secondo tempo è uscito fuori il gran carattere del Manfredonia, dove meritavamo ampiamente il pareggio. Vedere lo 0-3 è un po' pesante, chi ha visto la partita ha visto un Manfredonia vivo. Non dobbiamo mollare, dobbiamo andare avanti, siamo appena a 6 partite, sono sicuro che questa squadra, pian piano, anche con il nuovo allenatore, si sistema. E faremo bene, quindi non dobbiamo mollare assolutamente. Dobbiamo leccarci le ferite, e dobbiamo lavorare con testa bassa e puntare alla prossima partita di domenica. E io sono sicuro che il Manfredonia, visto con l'approccio del secondo tempo, io credo che farà bene nel futuro questo Manfredonia. Come ho detto adesso, si è visto ben messo in campo anche il primo tempo, dove abbiamo rischiato poco. Tranne l'errore dell'Albi, perché il primo tempo ha vinto l'arbitro contro il Manfredonia 1-0. Quindi, poi secondo tempo è uscito fuori il Manfredonia, purtroppo ci mette anche, non ci gira bene, abbiamo messo 2 legni come contro il Matera, fra rigori non dati, legni e gol annullati, stiamo subendo tantissimo, ma non dobbiamo mollare, lo ripeto, sono sicuro che con la nostra rabbia, la nostra voglia, questo Manfredonia si rialzerà e daremo soddisfazione a quella gente che ha cantato per 95 minuti. Quindi dobbiamo stringere i denti e lavorare e andare avanti perché verranno i risultati. Siamo contenti della scelta che abbiamo fatto con Panarelli e speriamo che cominci a girarci un po' a noi, alla buona sorte. Però già si è vista una squadra ben messa in campo, come ho detto, e quindi guardiamo avanti con ottimismo, anche se questo è un momento negativo, anche se è un momento che fa male a tutta la città di Manfredonia, a quella gente che ha cantato, alla nostra società, al presidente che sta facendo tanti sforzi, ma noi ce ne usciremo da questa situazione. Ne sono sicuro, il Manfredonia alla fine gioirà. Niente, che non dobbiamo mollare assolutamente, dobbiamo essere ancora più forti, ancora più uniti contro tutto e tutti, e ce ne usciremo da questo momento. Il presidente sta facendo dei sacrifici e sono sicuro che alla fine gli daremo delle soddisfazioni. Oggi è un momento di sofferenza, anche contro tante ingiustizie, tante situazioni arbitrali a sfavore, però noi dobbiamo guardare avanti. Siamo appena alla 6ª giornata, mancano 28 partite e sono sicuro che il Manfredonia darà soddisfazione a quel pubblico meraviglioso che ci ha incitato per 95 minuti e alla società che sta facendo dei sacrifici.